Sentori d'autunno su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato all'autunno e alla decorazione per la casa. Vedete dietro di me le decorazioni che faremo insieme. Delle piccole zucche in pasta modellabile che si asciuga all'aria. Prima di passare sul piano da lavoro, vi chiedo di lasciarmi un like se questo genere di video vi piacciono, così da confortarmi nella scelta di questo tipo di programmazione e da proporvela più spesso. E vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con il mio libro Il ricettario dell'arte, dove troverete anche tantissime ricette di paste modellabili con cui potrete fare anche questi splendidi oggettini. Ora basta parlare, se volete continuare a scambiare quattro chiacchiere con me, vi aspetto alla fine del video. Tutti pronti con le mani in pasta per creare le zucche decorative e di Halloween. Ecco l'occorrente per preparare le nostre piccole zucche decorative della pasta modellabile, qualunque voi abbiate, dei colori acrilici con i toni dell'arancio, del verde, del giallo, del marrone, noi li creeremo insieme, pennelli, acqua, un laccetto, così, poi dell'alluminio, un tagliabalze o dei coltellini, questi per lavorare l'argilla o le paste modellabili, quello che avete, insomma, dei punteruoli, ma anche uno spazzolino da denti, il tagliabalze, insomma, usate la fantasia, anche le punte delle matite andranno bene. Vi farò vedere un pochino tutte le tecniche e poi una ciotolina per miscelare i colori, quindi per rifinire il tutto del flatting lucido o opaco, a seconda di come, o satinato, a seconda di come vogliate la finitura delle vostre zucche. Questo è a gusto personale. Io ho anche il mattarello per stendere la pasta modellabile. Se voi non lo avete, potete farlo con un qualunque rullo o mattarello anche da cucina. Iniziamo subito. Come vedete, io ho anche un alluminio riciclato, nel senso che questo alluminio mi era avanzato, mi era caduto e quindi non l'ho buttato, ma l'ho riavvolto per fare i miei lavoretti, ed eccolo qui che mi è subito tornato utile. Faccio una pallina con l'alluminio, prendo un po' della mia pasta modellabile, non faccio altro che stendere la mia pasta modellabile, diciamo 4 mm di spessore, massimo un mezzo centimetro. Voilà. Prendo la mia pallina, prendo il mio bellissimo cerchietto di pasta modellabile e chiudo attorno alla palletta, elimino l'eccesso e poi livello ben bene. Faccio una base d'appoggio bella solida, che abbia qualche bitorzolo non importa, perché la zucca di per sé ha dei bitorzoli. Adesso con un laccetto passo così e stringo leggermente, quindi tiro via, quindi passo a croce, vado da sotto e stringo leggermente e tiro via. E poi incrocio ancora, stringo e lascio i segni tipici dello spicchio che caratterizza la zucca. E voilà! A questo punto, con un coltellino, un tagliabalza, una matita, qualunque cosa voi abbiate, la bagno leggermente e aprirò così, in maniera più morbida, gli spicchi della mia zucca. Schiaccio un po' anche la parte centrale, perché poi qui alloggerò il picciolo. E adesso con la punta rigo un po' la superficie. Adesso con un pennellino
a setole abbastanza dure, bucherello un po' qualche parte, così do qualche ammaccatura, soprattutto nella parte sommitale, qui dove devo attaccare l'altro pezzettino, e poi invece nelle altre parti ripasso un po' per lisciare, per ammorbidire le pieghe che ho fatto e per aggiungerne anche di altre con i solchi che lascerà il pennello. Adesso elimino tutta la parte sottostante perché voglio fare diventare la mia zucchetta un portacandele, quindi tenendola piano piano, dolcemente, pratico un taglio e asporto la porzione sottostante. Prendo una parte di quello che ho tolto, faccio un piccolo salamino che tengo abbastanza umido, divido in tre parti, arrotolo ben bene su se stesso e taglio nella parte superiore e allargo nella parte inferiore, così, in modo che venga un po' seghettato. Metto un po' d'acqua e appiccico. Faccio un altro salamino piccolo e adesso faccio dei ricciolini e li appongo qui proprio sotto il picciolo, e poi con una pallina di pasta modellabile faccio una fogliolina. Quindi, partendo così un po' a cuore, faccio un po' così, guardate, uno zig zag e quindi elimino l'eccesso proprio senza stare molto a perder tempo. Vi avevo detto che questa deve diventare una piccola lanternina, quindi facciamo gli occhietti per Halloween, mentre le altre invece rimarranno delle zucchette ornamentali. Ed ecco la prima delle zucche belle fatta. Questa sarà quella da cui uscirà la luce. Le altre invece saranno delle zucchette decorative che farò nello stesso identico modo, cambiando solo la forma. Quindi alluminio. In queste l'alluminio rimarrà dentro, nel senso che si perderà, mentre in quella piano piano la tireremo fuori con una pinza, in queste chiuse la lasceremo dentro, motivo per cui ho scelto l'alluminio, perché è molto leggero e si mantiene bene in cottura. Cioè, piuttosto che rovinare tanta pasta modellabile, perché avrei potuto lasciarla tutta in pasta modellabile, preferisco recuperare quanto più pasta possibile e farcirla con un materiale che costa poco. Visto che bellina, questa la lascio intera così, e adesso ne faccio una terza e voilà. E adesso
le facciamo asciugare e ci vediamo ad asciugatura completata. A questo punto le nostre zucche sono belle coriacee, guardate che sono venute carine, anche bianche. Ogni volta che io vedo le cose fatte con la pasta modellabile bianca mi viene un po' di lasciarle così, perché sono veramente veramente belle anche così. Quindi, come prima cosa, tiriamo fuori l'alluminio dalla zucca che ho farcito, che voglio libera. Userò delle pinze e piano piano leverò tutto il ripieno, facendo attenzione a non rompere la zucca. A questo punto le nostre zucche sono pronte per essere colorate. Prepariamo gli acrilici. Preparo dapprima un arancione. Prendiamo un pennellino piccolo e piatto e cominciamo a dipingere tutta la nostra zucca cattiva. Adesso aggiungo a questo colore un po' di giallo ocra per fare la zucca più lunga. Adesso aggiungiamo un po' di blu e facciamo un verde. L'ultima zucchetta la facciamo mantovana. In quelle già fatte facciamo qualche macchiolina di verde. E spargiamola un po' su tutto. E con questo colore sporco il centro della mia zucca e dopodiché spargo, e con un pennello pulito spargo un po' il nero ovunque. Quella scura invece la ripasso con un po' di giallo. Adesso con un pennellino sottile e il verde ripasso sulle foglie della zucchetta arancione. Aspettiamo che si asciughino completamente le nostre zucche, quindi io le ripasserò con del flatting all'acqua. Quindi su tutto, copiosamente, un po' di flatting e lascio asciugare qui. Non le muovo per tutta la notte per farle asciugare e io vi lascio alle foto delle zucche asciutte e messe in posa. Bene, e noi, se vorrete parlare un po' con me, ci rivediamo subito dopo. Ciao! Che carine le nostre zucchette! Questa qui che io ho messo così dalla parte non paurosa cela un'identità misteriosa. Eccola qua, con la candelina all'interno, l'avete vista sicuramente durante il video sprigionare tutta la sua cattiva malvagità. Ma a me piace buona, perché io, non festeggiando Halloween, non volevo comunque rinunciare alla bellezza di una decorazione autunnale. La mia preferita è la mantovana, sia in cucina che anche qui in fase decorativa. Qual è la vostra preferita? Lasciatemelo scritto tra i commenti e soprattutto lasciatemi scritto se questo genere di video con le paste modellabili vi piacciono. Ho in mente di fare un fermatovaglioli autunnale
che vorrei realizzare insieme a voi. Fatemelo sapere qui giù tra i commenti. Se il video vi è piaciuto, condividetelo e regalatemi un pollice in su. Vi aspetto in libreria, vi aspetto su tutti i miei canali, Ombretta, Due Cuori, Una Cappa, su Facebook, su Instagram e su TikTok. Vi ricordo che questa settimana ricomincia il corso di disegno di arte per te, giovedì sera alle 20:30, vi aspetto tutti. Ho avuto un attimo di esitazione perché ho anticipato di mezz'ora il corso quest'anno, quindi non mi rimane che mandarvi un grande bacio, augurarvi un caloroso autunno e vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!